il sistema politico e a rinnovarlo completamente, insomma, perché questo è l'augurio per una regione che al di là delle affermazioni, come dire, di principio, subirà probabilmente a breve tantissime modifiche, probabilmente non positive, una delle quali sarà il federalismo, se non sarà un federalismo solidale, insomma. Infatti. Se non sarà un federalismo che rispetti la possibilità che le regioni che hanno meno e che hanno avuto meno attenzione nel tempo abbiano comunque un ristorno in termini di partecipazione, ma anche di perequazione. Insomma. Bene, Alfredo mi pare che voleva far sentire la sua voce nell'ambito parlando di federalismo, voglio ricordarmi la lettera di un tuo fratello massone che molto illustre, si chiamava Giuseppe Mazzini. Bravo, bravo. Lui era federalista, ma quando viveva in Svizzera da rifugiato, ma non ha mai voluto un federalismo all'italiana, conosceva bene la disarticolata storia del nostro territorio, questa volta non solo della morfologia, ma ne parlava soprattutto dei tanti stati e staterelle cui era stata sottoposta l'Italia, divisa proprio queste divisioni di carattere antropologico, di razze, di linguaggio, di ceto e di censo insieme, erano state anche l'elemento che avevano ritardato l'unità d'Italia. Quindi al primo Parlamento unitario Mazzini invia una lettera accorata, un appello accorato, ricordando che il federalismo avrebbe di nuovo precipitato l'Italia nelle divisioni, e non perché lui fosse per uno Stato centralista, ma noi abbiamo visto il fallimento delle province, il fallimento delle regioni, perché sono state centralizzate da una politica clientelare. Oggi l'Italia, c'è poco da fare, lo dicono tutti gli indicatori, è la nazione purtroppo dove la politica ci fa pagare un peso. No, dato che mi stai piacevolmente provocando, caro Alfredo, sono pienamente d'accordo con te. Io voglio ricordare ancora una volta questa sera che, nonostante per esempio la grandezza di un altro uomo del Risorgimento come Cavour è stato uno dei primi leghisti della storia. Proprio per il processo di piemontizzazione del Nord Italia, a discapito della nostra martoriata terra e soprattutto del Sud. Questo fatto che poi si siano sposate le idee di Bossi, c'è un personaggio molto discutibile, io ricordo sempre l'interrogatorio di Di Pietro a Bossi, ne voglio fare una parodia, quando chiese che fine avessero fatto i 200 milioni sottratti da Bossi a Gardini sotto forma di tangenti, all'interrogazione di Pietro, senta Bossi, che fine hanno fatto i 200 milioni, Bossi rispose, non lo so, li ho perduti. E allora noi ci troviamo di fronte a delle marionette che oggi governano l'Italia, vogliono far passare un'idea di federalismo cui non solo non siamo preparati, l'Italia non può essere un progetto di territorio, un progetto di nazione, un progetto di politica federalista, perché non ha una vocazione federalista. Finalmente avevamo raggiunto l'unità linguistica, al di là della conservazione dei nostri dialetti che ancora marcatamente ci separano, però c'era un'idea di nazione. Riprecipitarla nel federalismo non è la mia, in questo senso, una polemica. Con il disastro, noi abbiamo la regione degli inquisiti, abbiamo le province, io sono d'accordo, anche se noi ci presentiamo in un progetto di provincia che, così com'è, la provincia non va e le province purtroppo vanno emendate, e mi chiedo il federalismo a cosa possa servire se non a centralizzare nel federalismo camarille ulteriori clientele. Ti voglio ringraziare per avermi fatto partecipare in questa trasmissione condotta da te in modo impeccabile. Tu sai che in questo momento non mi prosterno, ma ti dico la sacrosanta verità, perché questa è stata una bella trasmissione. Ambiente sì, ma anche con connotati di scienza pura applicata a sistemi innovativi che oggi sono gli indicatori che ci permetteranno, grazie a queste maestranze,
Sarebbe stato felice il mio amico, il professor Franco Ortolani, della Federico II di Napoli, ad assistere e a partecipare a questa trasmissione. Bene, noi tenderemo, caro Alfredo, anche con il tuo aiuto, con l'aiuto di tutta la struttura, della famiglia De Luca, dell'imbeccabile Marianella che ci pungola, certo. Spesso che salutiamo anche affettuosamente, così come salutiamo Antonello De Luca, il nostro editore, uno dei nostri editori, per una pronta guarigione. Abbiamo concluso, questa volta sono le 23 in punto, quindi siamo rigorosamente puntuali, abbiamo concluso questa avventura tematica di Discutiamone con, quindi ringrazio di vero cuore i miei graditi e qualificati ospiti, che li ricordo, sono dalla mia destra il professore Carlo Tanzi, ricercatore del CNR presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica e professore incaricato di Geologia Strutturale presso l'Università degli Studi della Calabria. L'ingegnere Giancarlo Gabriele, dirigente di ricerca CNR presso l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica. Il dottore Beniamino Tenuta, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. L'amico e collega Alfredo Iuliano, che ti ringrazio per come al solito ha vivacizzato la discussione di questa sera anche con contenuti di alto livello culturale, l'avvocatessa Marilena Giungato, responsabile della Commissione Pubbliche Relazioni del Rotary Club Rende. Abbiamo concluso. Ricordo che la prossima settimana parlerò di arte, cultura e cedro in Calabria, con tante altre piacevoli novità. Buonasera a tutti.